Pescara è una squadra forte, con grandi individualità. All'inizio ci abbiamo messo un po' a piede contro misure, però dopo dal ventesimo bene nei riferimenti, nella capacità di non farli giocare e anche di creare occasioni, perché ne abbiamo create sicuramente più di una. Peccato perché appunto è una partita che, per come è sviluppata, speravi di portare a casa qualcosa in più. Però l'importante è non prendere gol, dare continuità di risultati e continuare su questo lavoro, perché credo che abbiamo ancora dei grandi margini di miglioramento. Manca sempre qualcosa là davanti, perché le azioni più pericolose sono arrivate con i difensori oggi. No, ma vabbè, sappiamo che qualcosa sta arrivando, quindi, però l'atteggiamento è giusto, perché occasioni ne ha avute tante con un po' tutta la squadra, anche con Murillo, con Diamanti, anche con i giocatori davanti. Quindi si tratta veramente solo di pensare a lavorare, perché manca tanto, però dobbiamo concentrarci su quello che possiamo determinare noi. Sul resto poi c'è gente che pensa al mercato, manca 4 giorni e vediamo che succede. Mister Breda, vi tenete strettissima questa prestazione, perché avete disputato un ottimo incontro, sicuramente 2 punti persi per voi. Eh sì, però non era scontata, perché su quelle partite che rischi sempre, perché hanno un potenziale davanti che anche basta poco per creare una situazione, come poi c'è stata anche in area, per creare qualcosa che magari vai a rimpiangere ancora neanche un punto. Però va bene così, abbiamo affrontato bene con la giusta umiltà ma anche con la giusta personalità. Avete cambiato marcia, nelle ultime 6 comunque nessuna sconfitta. Però dobbiamo fare ancora più punti, perché a volte è meglio una vittoria in più però noi dobbiamo pensare a lavorare, è ancora lunga, è un campionato difficilissimo quest'anno, siamo lì sotto, abbiamo pochissimi margini d'errore, però abbiamo la sicurezza che stiamo facendo qualcosa. L'ultimissima da parte mia, come ha visto il Pescara? Pescara è una squadra che ha enorme qualità, forse col centrocampo più forte della cadetteria e con un attacco ugualmente importante, è là davanti per merito. Credo che siano stati bravi noi oggi un pochino a bloccare tutte le fonti di gioco loro. Anche Mancuso l'avete imbrigliato molto bene. Sì, dietro hanno fatto un'ottima partita, merito però anche del lavoro del pressing davanti.